Buonasera a tutti, questa sera vi ho promesso che farò vedere un'altra parte del nostro piano che stiamo preparando. Innanzitutto vi farò vedere di che cosa si tratta. Qua abbiamo quello già preparato in precedenza, in questo che io chiamo fieno, in realtà non è che è un fieno, è stata aggiunta camomilla, la peretoria, origano, timo e ortica fino a questo momento. Poi adesso aggiungeremo la cicoria, questa non è altro che cicoria, una pianta di cicoria che è cresciuta nel nostro giardino e abbiamo raccolto questa sera, perché tutti i fiori, ecco, sono alcuni chiusi, alcuni sono stati mangiati dagli uccelli. Non faremo altro che tagliare, ecco, in questi a piccoli pezzettini, più o meno così, questa pianta tutta quanta, e poi la metteremo al buio ad essiccare, di modo che rimane verde. Infatti, se vedete, a parte la camomilla, le piante sono rimaste verdi. Se le essicchiamo al sole diventano gialle e non perdono anche delle proprietà. La cicoria ha diverse proprietà, è inutile che io qua ve le sto a spiegare, che poi amalgamate insieme agli altri faranno la differenza. Un'altra cosa che volevo farvi notare questa sera è, soprattutto per chi alleva uccelli di forma e posizione, il rapporto che si può creare con i propri canarini, che poi si basa stranamente sulle fiducia, cioè se loro si fidano di voi e delle vostre mani non avranno problemi a farsi guardare. Questa sera abbiamo preso in questo caso un consort e vi farò vedere come con la vicinanza, anche sia con la mia faccia, sia con il mio corpo, sia se facciamo dei movimenti, ecco, con la gabbia, che il canarino è assolutamente tranquillo e quindi non sbatte e si comporta, ecco, come se nulla fosse. Quindi anche se noi andiamo a muovere la gabbia anche in altre posizioni, come potete vedere, il canarino assolutamente non subisce, ecco, e ritorna praticamente nelle posizioni che noi lo mettiamo. In questo caso, anche vedete, se giriamo la gabbia anche piuttosto veloce, vedete che il canarino rimane fermo e non è per nulla impaurito. Questo canarino è stato preso dalla voliera, non è stato assolutamente abituato a questo tipo di operazione. Io sono certo che qualsiasi canarino prendo, ecco, nel mio allevamento, non sarà impaurito e sarà quindi disposto a farsi guardare. Questo è ancora un novello, quindi se prendiamo un adulto questo sarà ancora più evidente. Grazie a tutti come sempre, buona serata.